società speleologica, naturalistica maremmana, siamo tornati in Etiopia, nella zona dove sono state individuate circa una trentina di anni fa le prime grotte con graffiti e incisioni rupestre. Siamo a circa 400... La società naturalistica nella sua presenza qui in Etiopia da quasi 30 anni non ha sviluppato solo la ricerca archeologica, ma si è dedicata anche alla ricerca antropologica, in particolare si è dedicata al popolo Demangia. Qui siamo nella loro zona, siamo circa 150 km a ovest di Soddo. Carlo, chi sono i Mangia? Che popolazione è? Crediamo che sia la popolazione autoctona, ovvero i nativi della zona, quelli che una volta erano chiamati selvaggi, primitivi, che andavano a caccia in queste zone, che vengono anche nominati fra l'altro da Vittorio Botteo quando girava da queste parti. Successivamente veramente c'è stata un'invasione dal nord di popoli più acculturati, con più cultura, che sono quelli che vediamo ora come etiopi, con tratti somatici molto più vicini ai nostri, probabilmente più arabi, e mentre questi invece hanno ancora i tratti veramente del negroide, naso largo e pelle molto molto più scura. Quindi i Mangia sono stati, diciamo, isolati, sono ormai solo in una piccola zona e sono solo poche decine di unità le persone che compongono questa etnia. Esattamente, in questa zona qui dovrebbe essere soltanto un villaggio, cioè un gruppo, diciamo, di un 150 persone massimo, diciamo. Poi ci sono un pochino più a nord, ci sono altri gruppi, in totale arrivano a un migliaio o poco più di unità di persone. Chiaramente sono molto molto discriminati proprio per via della loro diciamo anche forma, del loro colore, del loro modo di mangiare, della loro cultura, tutta una serie di problemi che ne fanno veramente un motivo di repulsione da quell'altro, purtroppo. Dal 2006, noi l'anno che l'abbiamo, non dico scoperti, ma comunque l'abbiamo contattati per la prima volta, e dall'anno dopo già un'antropologa, una che stava studiando antropologia all'Università di Siena, venne con noi e ci fece praticamente la tesi, è venuta 3-4 volte con noi, ogni anno si faceva un pezzo di interviste, di cercare un pochino di capire le loro origini e il motivo di questa emarginazione, e alla fine ci ha fatto la tesi proprio su questa popolazione. Lei si chiama Valentina Radi e noi ci ha fatto molto piacere averla con noi e poter studiare questa popolazione che merita, però purtroppo è emarginata tantissimo. Come società naturalistica però vi siete impegnati proprio per l'inserimento di questa etnia insieme alle altre e avete anche realizzato una strada che permette di arrivare qui più comodamente e avete anche lavorato per creare un invaso. Sì, diciamo qualche anno fa appunto, anche sempre grazie a questa Valentina, riusciamo a entrare nei bandi che proponeva, diciamo, la regione toscana come cooperazione internazionale. In quell'anno c'era un qualcosa che era collegato all'acqua e riuscimmo a fare un progetto per fare un invaso per uso irriguo e siamo riusciti a realizzarlo abbiamo dovuto fare anche una strada per arrivarci perché non era così semplice arrivare lì con qualche materiale, anche soltanto per portare materiale, e per cui si fece una strada di più di 2,5 km al niente e abbiamo deciso noi dove passare, e poi l'invaso l'abbiamo fatto in un'area che era adatta e funziona ancora ora. Ci sono tante difficoltà per la convivenza fra l'etnia dei Mangia e quelle del territorio, però voi continuate nella vostra opera, in particolare quella dell'alfabetizzazione. Ora come ora abbiamo un piccolo progetto di una scuola di alfabeto, così viene chiamata, in modo che possano accedere a tutte le età e a imparare almeno un pochino a leggere, un pochino a scrivere. Questo è quello, è il minimo indispensabile che speriamo di poter realizzare. La nostra ricerca ci porta anche a vedere alcuni lavori artigianali che sono rimasti immutati per secoli, per millenni.
questi vasi, in particolare adesso abbiamo qui delle caffettiere, e vengono prodotti in un sistema che noi chiamiamo comunque primitivo ed è quello che usano ora, e senza tornio, lavorando completamente per terra con miscele di terreni che probabilmente si sono tramandati da millenni. Le caffettiere devono reggere il fuoco, altre devono reggere l'acqua, altre, cioè sono varie tipologie di vasi con diverse miscele di argille, diciamo. Questo aiutano anche l'archeologia, perché fanno capire come certi mestieri si sviluppavano nel Neolitico. Certamente, da quando compare in Europa, diciamo nella nostra preistoria, la ceramica, iniziano proprio nello stesso metodo che stanno usando ora qui, ovvero a mano viene fatto vengono tirati su questi vasi, qui non si usa né colombino né tornio né nulla completamente. È una tecnica da loro, però hanno una maestria eccezionale, riescono a fare tutte queste caffettiere che si vedono ora, tutte uguali, tutte precisamente decorate, tutto quanto con veramente una capacità che noi ci siamo dimenticati. Nei mercati abbiamo trovato addirittura anche delle macine in pietra, che è un modello che risale al Neolitico, a 6-7 mila anni fa. Sì, quando l'uomo praticamente inizia a coltivare, a utilizzare le granaglie in modo più intensivo, diciamo, inizia appunto il problema della farina, di produrre la farina. Per produrre la farina venivano utilizzate queste grandi pietre con un macinello sopra, e si faceva la farina che poi erano capaci, diciamo, ad operare e a conservare per un po' di tempo. Durante i nostri trasferimenti in Etiopia abbiamo percorso svariate centinaia di chilometri e abbiamo avuto anche alcuni guasti meccanici. Pigino, quali sono i problemi che abbiamo riscontrato nella macchina? Beh, allora, l'auto intanto quest'anno era un'auto abbastanza moderna, forse per l'Africa direi troppo moderna, in quanto alcuni guasti, almeno quelli di parte elettrica, sono dovuti alla presenza di troppa elettronica per il tipo di strade che abbiamo percorso noi durante questa escursione. Non a caso siamo dovuti fermare in officina specializzata in Toyota, in quanto alcuni contatti elettrici che poi mandano l'impulso alla centralina elettronica, con una piccola sconnessione derivata da un percorso in pista o comunque fuori dall'asfalto, mandano in tilt tutte le funzioni elettriche della macchina, e il primo guasto è stato quello di rilevare, grazie anche a un computer che non immaginavamo avessero qui in officina, quali erano i contatti elettrici da riparare.